ma anche quello di Francesco Coloni delle Marche, di Stefano Cardone in Campania, di Raffaele Fitti in Puglia, di Giovanni Toti in Liguria, di Luca Zaia in Veneto e di tutte le forze del centro-destra in Valle d'Aosta. Festeggeremo anche il successo dei nostri tanti candidati sindaci in tanti comuni italiani da nord a sud. E lunedì gli italiani avranno scritto un'altra pagina importante per il buon governo delle regioni e dei nostri comuni. Con il loro voto gli elettori avranno certificato ancora una volta che il centrodestra è la maggioranza naturale del nostro paese, quel paese che noi sapremo bene come far uscire da questa crisi e come farlo ripartire. Per questo lasciatemi rivolgere un appello a tutti coloro che si considerano non di sinistra ma che sono delusi dalla politica, che sono diventati scettici, che sono tentati di non andare a votare. Dovete andare a votare perché il futuro dell'Italia è nelle vostre mani. Avete un grande dovere verso voi stessi, verso le vostre famiglie, verso i vostri figli. Il voto è l'unica arma per il cambiamento. Il voto di centrodestra. Domenica e lunedì è il modo per avere città e regioni governate meglio, per indicare la direzione al paese, per far sentire la voce della maggioranza degli italiani. Non dobbiamo sprecare questa occasione. Io sono davvero sicuro che vinceremo in Toscana e che vinceremo in tutta Italia. E quindi forza Susanna, forza Toscana, forza centrodestra e naturalmente forza Italia. Vediamo ora. Fino a che non vinceremo anche in Toscana. È una guerriera, una donna coerentemente sempre dalla stessa parte. Ha ricostruito la destra in Italia, forte, libera, coraggiosa. Giorgia Meloni. Dall'altra parte
partito che si ha. Troppi luminari sono scappati dagli ospedali toscani perché erano soffocati dalla politica. Troppi luminari che vogliamo riportare negli ospedali della Toscana, perché a noi interessa come una persona vale, quanto una persona vale, non come vota. Quando noi governiamo vogliamo il meglio per le nostre istituzioni. Vogliamo riportare attenzione per quello di cui questa regione dispone, per questa è una regione straordinaria, alla quale non manca niente se non la possibilità di competere ad armi pari, di vedere valorizzati i suoi distretti produttivi, di vedere valorizzate le sue eccellenze, le sue potenzialità. Abbiamo visto un presidente della regione toscana che si è beccato un avviso di garanzia perché ha brigato per consegnare tutto il trasporto pubblico toscano con un bando miliardario ai francesi. Questa regione non ha bisogno di farsi organizzare il trasporto pubblico dai francesi. Noi possiamo organizzare da soli il nostro trasporto pubblico con una politica che creda in noi. E la libertà di lavorare, la libertà di produrre, la libertà di valorizzare le tante eccellenze che ci sono su questo territorio, perché ci sono. C'è una politica che ha fatto di tutto in questi anni per mettere i bastoni tra le ruote alle imprese. Tassazione, burocrazia, uno Stato vessatore, guardone, che ti mette i soldi nelle mani nelle tasche, che ti guarda nel conto corrente, che fa di tutto per farti chiudere, per poi magari darti il reddito di cittadinanza e mantenerti con la paghetta di Stato. Ma noi vogliamo la libertà di lavorare, di poter avere il proprio reddito sulla base del proprio lavoro, di misurare quanto si è capaci. Libertà, libertà, esattamente in una regione che ha dimostrato di poter dare tanto. Allora vedete, abbiamo fatto una bella campagna elettorale, lo voglio rivendicare. Siamo venuti qui a parlare dei problemi di questa regione, del suo sviluppo infrastrutturale, delle sue potenzialità, delle sue aziende, delle sue famiglie, di tutto quello che può migliorare. Altri questo non l'hanno fatto, altri hanno fatto la campagna elettorale contro di noi. E l'odio, e le contestazioni. Non facciamo paura. Non facciamo paura, siamo solo persone appassionate che da quando erano ragazzini avevano i capelli in calzoni corti, hanno fatto quello che potevano fare per amore della loro terra. Possiamo dimostrare quell'amore anche alla prova dei fatti. Non vogliamo una politica che ricatti la gente, anche in questa campagna elettorale. Sono venuti a dirvi, i soldi del recovery fund arriveranno solo se voterete bene. Non è vero! I soldi del recovery fund sono soldi degli italiani. Il problema è come li spendi. E certo, se li spendiamo noi, non li spenderemo nei bonus monopattini e nelle consulenze dei ministeri. Li spenderemo per i cittadini. E la giustizia sociale. Guardate, capisco, ma io non ho tempo. Grazie, e la giustizia sociale, perché guardate, io vi capisco, i tanti toscani che per una vita hanno votato a sinistra e l'hanno fatto in buona fede. E l'hanno fatto in buona fede, pensando che la sinistra fosse per la realtà politica che era a fianco dei più deboli, a fianco degli ultimi. Poi invece abbiamo visto, purtroppo, una sinistra schierata con le grandi concentrazioni economiche, schierata con i poteri forti, schierata con le banche, e un centrodestra che faceva le battaglie sociali, perché grazie a Fratelli d'Italia, se negli oltre 100 miliardi di euro che sono stati spesi negli ultimi mesi, è stato anche istituito un fondo per raddoppiare le pensioni di invalidità. Quella vergogna di 280 euro al mese nella stessa nazione che da 780
del centrodestra, le risposte sono arrivate come? Provate qualcosa di nuovo. Una persona di centrodestra, una donna che non è lì perché è una donna, ma perché è capace, e che anche in questo siamo meritocrati. E provate qualcosa di nuovo che vi può dare risposte. Vi chiedo il sostegno per questo. Si sono cercati a Fratelli d'Italia, un partito che non va tradito mai, un partito che fa della parola data una questione fondamentale. Quando ponete le vostre speranze in noi, beh, voi sapete che non c'è truppa e non c'è inganno. Le nostre liste sono piene di persone competenti che fanno politica da anni, che si sono misurate, che sanno di cosa parlano, perché un'altra cosa che abbiamo imparato è che non è vero che uno vale uno. Se prendi un passante e lo metti a fare il